Quella ragazzi, ciao a tutti e bentornati sul canale, rieccoci qui di nuovo con Pets Hotel. Oggi ragazzi iniziamo la carriera vera e propria, dato che nel primo episodio ci siamo fatti il tutorial. Detto questo ragazzi, bando alle ciance e andiamo con il gioco libero. Sicuramente ci saranno queste piccolissime cose, non lo so ragazzi. Vediamo un attimino, vuota e semplificativa. Allora, io direi quasi quasi ragazzi di fare dalla prima, oppure non lo so ragazzi se andiamo a scegliere noi il posto in cui vogliamo gestire i nostri animali. Perché se io vado a prendere questa qui vuota, sicuramente forse mi posso costruire io l'hotel che più voglio, o meglio che più ci garba. Però vedendo questo qui che è molto molto più grosso, è semplificativa. Dunque questa qui quant'è che ci costa? Modalità sandbox, pop up con le istruzioni, disabilitati, non consigliato. Lascio stare tutto quanto così com'è. Però qui possiamo accogliere due cani, due gatti, credo, anzi no, sono due case, o meglio due tra virgolette appartamenti, visto e considerato che è un hotel. Insomma ragazzi, li facciamo vivere come se non ci fosse un domani. E da quello che ho capito abbiamo, forse magari inizieremo con 4264 monete, con due stanze per i cani, due stanze per i gatti e con credo zero per conigli, così anche per le tartarughe e così anche per i pesci. Però aspetta un attimo, ecco, con questa qua iniziamo con 3921, ma abbiamo due stanze per i cani, per i gatti, per i conigli, le tartarughe e tre per i pesci. Mentre invece qui anche la stessa cosa, però con 1600. Allora, non lo so se iniziamo con quei soldi là oppure ci costa quella cifra lì. Ora ragazzi, non lo so. Vediamo un attimino, vuota che significa? Ah, vuota nel senso che forse ci danno 50.000 monete in modo da, credo, costruirci noi, tra virgolette, l'appartamento per le nostre bestie. Dunque, io direi ragazzi di iniziare magari, non lo so, uno alla volta. Facciamo questo qua, inizio. Vediamo ragazzi, come detto, non lo so, visto e considerato che giocando il tutorial vediamo anche un po' come meglio possiamo gestire la situazione, perché come detto ragazzi non lo so come, come potrebbe... Ah ok, benvenuto, inserisci il nome dell'hotel, donna, uomo, facciamo una donna. Seleziona il colore della pelle, diciamo così, il nome, e ragazzi io la voglio chiamare alla locanda del Bau, così è giusto tanto per iniziare. Eccola, mo iniziamo, giovanotti, che cos'è? Ma non ho nemmeno messo piede. Ma è questa qui la nostra reception? Dunque, questo qui credo che dovrebbe essere il nostro ufficio, mentre qui abbiamo la reception. Guarda qui, ma aspetta, ma mi posso fare un caffè? Ma niente, oh, ma sti... ma mamma mia. E che cos'è sti taccagni? Qui è per i gatti, qui è per i gatti. Dovrebbe essere il bagno per le inalazioni. No vabbè dai, sto scherzando. Questi qua sono gli... questi qua dovrebbero essere o per le tartarughe o per i conigli. Non lo so. Poi vediamo. Qua si esce sul retro. E qui invece per i cani. Perfetto. Come detto ragazzi, non so se ci sarà un tempo limite su questa... su quest'hotel, non so se possiamo gestirne più di uni. Arrivo, arrivo. E che cos'è? È un attimo. A rispondi. Diga. Salve, siamo una società di marketing che opera nella tua zona. Per l'apertura del tuo nuovo meraviglioso hotel abbiamo in regalo per te un coupon unico per uno spot televisivo di 2 giorni. Fruibile in qualsiasi momento.
non appena il tuo hotel sarà pronto a ricevere i primi ospiti, inserisci l'applicazione dell'annuncio nel computer amministrativo per utilizzare il coupon, insomma. Chiamatelo come volete, i clienti chiameranno molto più spesso grazie all'annuncio. Ti auguriamo un grande successo. Grazie caro, arrivederci. Hai ricevuto per 2 giorni di annuncio pubblicitario gratuito. E vabbè, quindi... scusate, se sei in attesa di nuovi animali o se hai già svolto tutti i compiti, va bene. Ma non possiamo la piccola icona verde indica che l'oggetto può essere utilizzato solo dai bene. Pavimento, pareti, pavimento in vetro. Scusi, cavolo, possiamo cambiare anche il pavimento. No, vabbè, questa cosa qui è una cosa fighissima. Chiama il veterinario, toilettatore, massaggiatore, spegni i telefoni, seleziona la suoneria. Aspetta. Questa è un po' troppo bassa. Questo? Sì, diciamo di sì. Dunque, allora, vediamo un attimino. Qua usa, una volta accettato un cliente, va bene. Registrare l'animale. Sapete che non mi ricordo Ma dai, ma veramente, ma non viene nessuno? Ma com'è possibile? Scusate. Giovanotto. Anzi, donna. Dunque, allora, i fondi, impostazioni dell'hotel. Disattiva le chiamate dei clienti. Ah, qua la possiamo cambiare, quindi canega. Aspetta. Ah no, ok, blocca, sblocca le chiamate con singoli animali. Statistiche. L'accoglienza è ok, perfetto. Annunci pubblicitari, offerta di lavoro, reception, pubblicità, custode. Possiamo fare della pubblicità volendo, magari anche per 10 giorni. Giorni rimasti. No, che reception? Ma perché reception? Ah, eccolo qua. Seleziona. Scade, va bene. Oh, ok, arrivo. Mamma mia, ammazza che caciara sto telefono. Un'angoscia totale. Rispondi. Chi è? Salve, volevo chiedere se è possibile prenotare un posto per il mio animale da domani. Rambo. Certamente un coniglio. Nome dell'animale, stanza tipo. Gabbia per conigli. Caratteristiche. Ama giocare molto, mangia molto, come un catamarano. Birbantello, ha paura dei tuoni e ama le interazioni frequenti con gli esseri umani. Accetta. Grazie mille, verrò domani a consegnare l'animalo. Bene, perfetto. Ok, quindi utilizza il tuo computer per registrare un... va bene. Ma scusate, c'è la possibilità di poter saltare al giorno dopo? On, off, tutte quante on? Dunque, allora, mi sa che con... dov'è che sono? Stanza con targhetta. Ah, no, aspettate. Qual è? Allora, questi qua sono gli acquari. Questi qua credo che dovrebbero essere... Gabbia per conigli. Aspetta un attimo, arrivo. Terrario forse per... come si chiama là? Eccomi. Per le tartarughe, giustamente. Terrario, tartaruga. Rispondi a sto telefono. Salve, volevo chiedere se è possibile prenotare un posto per il mio animale da domani. Che razza? Che cos'è? Stanza per gatti. Quincy. Servizi aggiuntivi. Cavolo. Madonna. Mi sono dimenticato per quello di prima. Come si chiamava? Rambo. Allora, Rambo e Quincy. Ok, perfetto. Rambo e Quincy. Registra l'animale. Allora abbiamo un coniglio che si chiama Rambo Stallion. Quant'è che era? 3? Boh, non mi ricordo. Servizi aggiuntivi. Non mi ricordo se era 3 o 4. Boh, questo qua non mi. Madonna. Ho fatto. Cioè, ragazzi, allora aspettate un attimo. Abbiamo appena iniziato e già abbiamo fatto dei danni. Io mo metto 3 giorni. Ridagliela. Eccolo qua. Rambo 8 giorni, madonna mia, meno male. E un attimo di pazienza. Rambo 8 giorni. Perfetto.
Scegli luogo, facciamo 10, seleziona. Nessun animale domestico trovato. Ma come? Scusate, ma mi date tempo? Registra l'animale. Maledizione. Allora, abbiamo un gatto, stanza piccola. Dopodiché, taglio delle unghie, perfetto. No, aspetta un attimo. Ah, signorina Quincy, mannaggia. Taglio delle unghie. Quincy, 6 giorni, ok. Aspetta, 6 giorni. La stanza piccola. Vabbè, ridagliela. Ma come? Nessun animale domestico trovato. Assicurati che i dati inseriti corrispondono a quelli dell'animale selezionato dall'elenco degli animali in attesa di registrazione, che sia... Cazzo ne so, facciamo questa gra... E niente, signori, stiamo andando in panico. Ma rispondi. Aspetta un attimo, sapevo, volevo chiedere... No. Ma che è il kiwi? È un gatto. Stanza tipo... piccola. Annaggia, aspetta. No, rifiuta. Pazienza. A risentirci, mamma mia, signori. Stiamo fallendo veramente. Ragazzi, io faccio... vabbè, ma... Gatto, Quincy, giorni 6. Taglio delle unghie, stanza per gatti piccola. Ma stanza piccola. Gatto, 6 giorni... Oh, che cazzo, questo è un gatto. Quincy. Ho scritto bene. Q-U-I... NH. Sì, Quincy. Cioè, il nome è giusto. Mannaggia la miseria, aspettate un attimo. Oh, Quincy. È questa, taglio delle unghie. Lo spazio corretto. Mannaggia la miseria, aspettate un attimo. Vai avanti, chi sei? Casper. Che è un cane. Stanza per cani piccola. Salvataggio automatico crea. No, non ho tempo. Mannaggia la miseria. Stanza per cani, stanza per gatti è la numero 1. Mannaggia la miseria, oh ragazzi, la stanza numero 001 è questa. Cioè, non è che mi posso inventare le cose. E poi dove c'è la numero 2? Mannaggia la miseria, oh. Usa, registra. Come detto, questo qui è un coniglio Rambo, 8 giorni. Coniglio Rambo, aspetta un attimo. Rambo, 8 giorni. Qua non c'è niente, quindi crea. Oh, la prenotazione è stata creata. Vaffan club, maledetto. Arrivo. Mo dovete aspettare un attimo, però. Salve, volevo. Hank, che roba è? Un cane. No, devo sistemare la questione del gatto, scusate. Usa. Maledizione. Il gatto, stanza piccola. Ma non è che forse magari sbagliavo a mettere i giorni? 6 giorni. Quincy, 6 giorni, stanza piccola. Oh, forse magari sbagliavo io a mettere la giorni della permanenza qua da noi. Alla locanda del Bau. Sì, ma le persone però? Che fanno? Non vengono? Non lo so, ragazzi, onestamente non lo so. Certamente. Scusate, ma sti signori a che ora arrivano? Ma non ci viene nessuno. Ma siamo dei poveri in canna. Abbiamo 3921. E niente. A rispondi, va. Se c'è posto, Zeus. Oh, ecco. 7 giorni, stanza piccola. Stanza piccola, 7 giorni. Stanza piccola, Zeus. 7 giorni, stanza piccola. Stanza piccola per cani piccola, scusate. 7 giorni, Zeus. Allora, mi sa che nella zero... No, perché... Ah, vabbè. Ma scusate, ma sono già qui? Ma no, ma me li devono consegnare, tra l'altro, sti cani, sti gatti, ste cose. Ma scusate, ma... Vuoi davvero concludere la giornata? Sì. Ma non è che... Giorno 2... Non è che forse magari al giorno successivo mi portano i cani, i gatti, cose varie ed eventuali? Ma non cre... Ma non penso... Ma scusate, ma la gente...
Per domani. Un altro coniglio di nome Scarlet. Oh, signori, ma qua non arriva praticamente nessuno. E com'è? Ah, eccoli. Allora, abbiamo detto coniglio Scarlet, giusto? Aspetta. Scarlet. Madonna, giorni 2. Perfetto, nascondi. Giorni 2, stanza 11. A posto. Perfetto. Eccomi, signori. Ma come rifiuta l'animale? Dammi sta animale qua. Ma perché lo devo rifiutare? Scusi. Ma no, ma perché lo devo rifiutare? Oh, giovanotti, mi date sti cani? No, mi scusi. Giovanotto, ma perché devo rifiutare l'animale, scusa? Ah, accetta l'animale, ma vaffanclub, va, chiudi. Asinio, sei tu? Prendi in consegna l'animale. Allora, questo qui dovrebbe essere, ma vatte la pesca, mo. E che ne so quale che era, aspetta un attimo. Vabbè. Un attimo, ti faccio. Poggiala. No, dove cazzo l'abbiamo poggiato? Poggia l'animale a terra. Rambo. Aspetta, Rambo, usa. 8 giorni, stanza numero 10. Aspetta un attimo. Solleva. Arrivo, arrivo. Stanza numero. No, aspetta, scusate. Al 10. Rambo, eccoti qua. Gioca. Olè, eccola il coniglio. Dopo te vengo a trovare Rambo, eh. Un attimo di pazienza che c'ho la coda. Aspetta. Ma co. No, scusi un attimo. Rambo, Quincy, accetta l'animale. Signora, mi dia Quincy. Grazie, gentilissima gara. No, che fai uscire? Aspetta un attimo. Fai uscire da. No. Aspetta. Quincy 001. Quincy 001. Vai, fallo uscire. Buon divertimento, Quincy. Scusi, e te chiudo la porta un attimo. Usa. Quincy. L'altro chi è che era? Zeus. Zeus alla 003. Scusi, buon uomo. Diga. 003, Zeus, eccolo qua. Oddio, aspetta. Scusi. Ammazza. Sgancialo. Mo saranno cazzi. Mo saranno cazzi. Diga. Non si capisce niente. Aspetta che questo qua mo vuole giocare. Accarezza. Rabbocca l'acqua. Ok. Ma non ci abbiamo nemmeno il cibo. Vieni qua, Arambo. Guarda qui. Te fa le fusa. Ti fa le fusa. Bravo cucciolino. Bravo, bravo. Damose. Aspetta, il cibo, il cibo. Aspetta, che cos'è che voleva Rambo? Madonna, il cibo, aspettate. Arrivo, arrivo, a Zeus, dica. Aspetta, scusami, c'è del. Ci vuole dell'acqua. E anche del cibo, aspetta. Accarezza. Dai, su, muoviti, vieni qua. E niente. Un attimo. Madonna mia, signori. Ok, andiamo da Quincy. Scusi, eh. Quincy, dica, che c'è? Allora, a questa qui gli dobbiamo praticamente tagliare le unghie. Gratta sotto il mento. Ma sì, proviamoci. Che facciamo così? Guarda qua che figata. No, vabbè. Ok. Dunque, allora aspettate, gli metto un po' di acqua. Ma che è sto casino? Oh, andate a fa. Ma che? Ah, ma è st'animale che sta a bere in questo modo. Aspetta. Allora, lui c'ha fame. Dunque, allora, aspettate, mi sa che mi devo ricordare un attimino tutti quanti i nomi, tutte quante le cose. Questo qui sta a posto. Aspettate un attimo. Zeus. Ma dov'è che si vede per il mangime, eccetera, eccetera? Allora, sicuramente biscottino, biscottino, cibo per cani con anatra, pollo. Allora, facciamo uno al manzo. Riempi, seleziona. Arrivo, arrivo. Ecco, diciamo che dovrebbe stare a posto. Quincy anche. No, aspetta. Cibo per gatti anatra, salmone. Cibo per gatti salmone, dai. Ok.
Seleziona. Olè. Ma io spero che gli vada bene. Mettiti nel trasportino. Dobbiamo andare a tagliare le unghie, signorina. Forza. No, che fai uscire? Chiudi. Forza, forza. Le unghie. Dai un po'. Una cosa del giorno però, è zacchede. Dai un po'. Zacchede. Mamma mia, ammazza che lavoraccio, eh. Madonna, stavo a fare i rischi. Arrivo, arrivo, madonna mia, il pressing. Il pressing oggi, il pressing. Ah, Quincy, dove stavite? Eccoti qua. Esci dal trasportino. Deve mangiare, però aspetta. Accarezzala. Ma ce l'hanno il tira... ce l'ha il tiragraffi? Ok. Metti nel... accarezza... No, vabbè, a posto, basta. Tu invece... Vabbè, tanto lui comunque ha sete. La cacca penso che non la deve fare. Guardiamoci un attimo. Dove sta l'altro maledizio? No. Scusi. Oh, santo Dio, madonna mia, ma me stava a dimenticare. Cibo per tartarughe, per conigli. Madonna, mo mi stava a dimenticare de Rambo. Accare... No. Accarezza verso il cibo. Madonna, mio mo mi stava a dimenticare de Rambo, Sylvester Stallone qua. Scusi, scusi, madonna mia. Ammazza che brutta... Ma magna? Sì, magna. È una magna. Quincy... Quincy mi sa che deve fare la cacca però. Non lo so. Quest'altro tipo qua c'ha sete. Ma l'acqua ce l'hai. E non rompere i maroni. E che cos'è? Basta. Basta. Però scusate, il tiragraffi ce l'hanno. Possono pure giocare da soli. Prendi al guinzaglio. Giovanotto, venghi con me. Forza, andiamo a fare la cacca. Ma te pare? Ma è qui che fanno la cacca? Vabbè, lo lascio stare là per un po'. Questo qua diciamo che sta a posto. Ma scusate, vabbè, ma sicuramente sì, sarà questo qua il posto per, fa per fargli fare la cacca. Ecco, te pareva. Ma come scava una bu... Ah, benissimo, ma che dobbiamo fare? Cioè, il cane fa danni, noi dobbiamo riparare i danni del cane? Ma te pare? Ma te pare? Ah, Quincy, com'è? Tappo... Aspetta. Perché c'ha le zampe che... sapete che non lo so, ragazzi. Sapete che non lo so, ragazzi. Dica! A rifiuta. Mamma mia, ammazza che caccia... No, ragazzi, mi sa che dobbiamo fare un animale alla volta. Perché sennò qua... Veramente che... Non ne usciamo più. Ah, Quincy, Giovanni, salvataggio automatico. A Zeus. Dai. Oh, signori, è l'una. Che dite? Vogliamo andare a casa? Giorni 8, 6, 7. Io penso che ho fatto tutto quanto giusto. Ah, no, aspettate. Giorni rimasti 7. 6 e... Dove stava qua? Rambo 10. Ma non mi ricordo nemmeno quanti cacchio dei giorni so... Diga! Dove stai? Diga! Che è successo? Ah, deve fare la cacca? Non so, ragazzi, se, che succede se la porto fuori con il cane. Che ne so che succede, mo. Che dite, la possiamo far stare qui o la dobbiamo per forza portare lì? Magari la metto nel microonde, che ne so. Scusate, scusate. Può restare qui con il cane? Ma la cacca non la fanno? Scusi, signor Zeus. Diga, della zampa, Zeus, dai, bravo cucciolo, mamma mia, ammazza che faccia però, c'è una faccia da rintanato proprio, ma da quanti anni non ti fanno uscire a te? E ancora a scavare le buche stai? Oh ragazzi, io non so, metti a carezza, gratta. Diga, che c'è, diga, e a carezza, che vedevo di... Ho capito che deve fare la cacca, però scusate... Cioè, ma non è che posso stare io a sta dietro a loro. E niente, signori, se sta ad emozionare il gatto.
Si sta ad emozionare. Oh, è il cane? Ah, è qua. Oh, ragazzi, io non ho capito. Allora, aspetta, prendi il guinzaglio. Damose, Damose, vieni con me, vieni con me. Su, su, forza, forza, scattante. Dov'è arrivato? Dov'è? Ammazza, oh. Signori, abbiamo il guinzaglio più lungo del mondo. Forza, dagli un po'. Ti piace qua fa la cacca? Sì, vabbè, qua si rotola proprio. Sì, vabbè, guarda qua. Oh, vabbè, signore, se va a finire sotto una macchina, che vedevo di... Non ho capito dov'è che devono fare la cacca questi. C'ha sete. Senti, sai che c'è? Vieni con me, vieni. Vai a casa, vai. Vai, Zeus, vai. Vieni qua, vieni. Sgancialo. Scusi, signorina Quincy, com'è? T'a posto? Questa qua pure deve fare i bisogni, pensa tu. No, niente, miau, che c'è? Ho capito. Scusi. Signora, che cos'è? Animale custode. Ma io non ho. Aspetta. Aspetta, forse. Un attimo di pazienza, un attimo, arrivo, arrivo, arrivo. No, che fai uscire? Aspetta. Non mi pare il caso. Arrivo, arrivo. Ecco qui il loro posto per fare la cacca. Toh, esci. Va a fare la cacca, va. Santo Iddio. Sì, perché questo qui praticamente era quello lì che avevamo visto nel precedente tutorial. Scusi. No, non lo volevo accarezzare, porca. Vabbè, va. Te le faccio due carezzine apposta. Va, vai, vieni con me. Vieni, vieni. Più veloce della luce. Vieni a fare la cacca, papà. Vieni. Dai, forza, muoviti. Ma l'ha fatta la cacca? Ma niente. Ma scusate, ma... Oh, ragazzi, io lo lascio qua. Se vuole far la cacca, la fa. Se no, che vedevo di... Che ne so. Mi sa che l'ha fatta. L'ha fatta? Sì, l'ha fatta. Si è pure seduto sopra. Ah, signor Zeus. Dai, Madonna mia, ammazza che schifo. Ma quest'altra qua che ha deciso? Scusi. Ah, è vero, no, i gatti non la fanno, cioè non li devi portare tu fuori. Un do cazzo andà. Oh, il gatto. Ah, signorina Quincy, dove va? È vero, i gatti non hanno bisogno di uscire fuori, i gatti la fanno dentro al... come si chiama là? Mannaggia, mi sono dimenticato. La fanno qua dentro, la fanno. La fanno in modo automatico, perché non sono come i cani. E infatti, non sono come i cani che devono uscire fuori, che li devi portare tu a fare i bisogni. Madonna mia, ammazza che sflesciate da panico. Ci ho avuto delle sflesciate da panico proprio che... Signori, senti, buon uomo. Damo, se va. Dai, forza, ammazza che quanto è lungo sto guinzaglio qua. Dai, forza, Zeus. No, aspetta, che sgancio. Aspetta un attimo, vieni più qua. Madonna. Senta, buon uomo, andiamoci a fare una doccia, va, che mo ormai hai fatto cacca. Madonna mia, manco se fossi un badante di una signora anziana, proprio. Dai, forza, fare il bagnetto. Dai, forza. Fare il bagnetto, Zeus. Su. Devi acquistare lo shampoo. Acquista lo shampoo. Acquista. Ah, pure. C'hanno... se, sì, vabbè, pensa tu. Arrivo, arrivo. Facciamocela una doccia, va, se no quando vieni il padrone tu a ripigliarti qua. Che deve dire? Che ti abbiamo fatto insozzare malamente dopo che hai fatto la cacca? Che cos'è? Oh signori, mi stai intrigando malamente sto gioco, eh. Ma veramente così tanto male che, Vai, vai, strofinalo, strofinalo. Sotto, sopra. Er sedere. Che tanto ormai voglio dire, ha fatto la cacca. Arrivo. Niente, ma sto cavolo di telefono... Asciuga qua. Vieni qua, Zeus, vieni. Attenzione, prima che pigli fuoco. Poi ti devo pagare pure per nuovo. Ecco qui. Ora prendi a guinzaglio. Ora sì che sei tu. Zeus. No, che Quincy, scusa. Sennò qua fammi i danni. Sgancia. Quincy, tutto a posto? Sì, tutto a posto. Oh, cavolo, il coso qua, come si chiama? Oh, Madonna. Accarezza. Scusa, scusa. Ti ho trascurato. Sì, ragazzi, l'ho trascurato. Mi dispiace, ma avendo a che fare con un cane e con un gatto, di questo qua praticamente mi sono dimenticato. Che cosa c'è? Servizio impeccabile, buon uomo? Non è contento? Vabbè, signore, passiamo al giorno dopo, va.
Sicuramente sti animali mo qua li troverò. Usa. Anzi, no, aspettate, era dal tablet. Concludi, sì, ormai sono le 8, non lo so nemmeno io che ore so. Siamo al giorno 3. Aridagliela e niente. Giorni rimasti 6, 5. Ma questo qua però non lo so. E perché questo qua è così? Scusa, migliora. Grazie al miglioramento le attrezzature saranno di qualità migliore. Il tuo animale si godrà di più il soggiorno e le sue esigenze cresceranno più lentamente. 2000. Vabbè, dai. Però non ho capito perché è infelice. Mannaggia, aspetta un attimo, panico. Questa qua si sta a fare le unghie. Il cliente è venuto a consegnare l'animale. Usa il computer. Eccola. Vai, prende il guinzaglio. Venghino, venghino. Attenzione, panico. Arrivo, arrivo. Dai, forza, Zeus, su. A fare la cacchina di nuovo, su. Su, resta qui a fare la cacchina. Questo qua avevamo detto che era, che era, che era, che era. No, aspetta, era Scarlet. Scarlet. Registra. Scarlet accetta 2 giorni. Meno male. Buon uomo. Prenda questo qui. Dammi a... Era la undicesima. 10 e 11. A posto. Solleva, carezza, versa il cibo. Oppure forse o non sono contenti del cibo o non sono contenti per altre robe. Rabbocca l'acqua. A posto. Vediamo un po' qui. No, questo qua è scontentissimo. Ma aspetta, ma non è che forse magari solleva l'animale? Non è che lo posso portare un po' fuori magari? Oh, se se ne scappa, se ne scappa. Che ve devo dire? Questo qua ha cagato? Sì, ha cagato. Ha fatto pure la buca. Poggia a terra, va. No, non può stare. Solleva. Mamma mia, signori, qua ci pagheranno veramente una miseria. Ma veramente una miseria, eh. Versa, rabbocca, accarezza, va. Ragazzi, ma io più di accarezzarlo, cioè, non so che cosa fargli. Devo stare un po' più attento a leggere quello che vogliono. Tranne se poi dopo magari il pollicione in su deve aumentare. Nel frattempo che magari gli faccio le coccole, eccetera. No, niente. Signori, non lo so, eh. Venghino, venghino. Sapete che cos'è che dobbiamo fare? Dobbiamo provare a fargli una doccia. Perché comunque... No, no, niente doccia. Il cane, madonna mia, il cane, mondo sta sto cane. Giovanotto, giovanotto, forza, prendi il guinzaglio e porta. Ma pensa te, oh, pensa te, mi ero dimenticato. Zeus, accarezzalo. Dai, forza. Ok, a posto, magna. Va bene dai ragazzi, allora io direi che per questo secondo episodio della serie di Pets Hotel è tutto, mi raccomando. Come detto, fatemi sapere la vostra qui sotto qui nei commenti di cosa ne pensate, mi raccomando vi invito a lasciare un like, a commentare, ad iscrivervi, attivare la campanellina e soprattutto mi raccomando ragazzi, condividete questi contenuti sui vostri social. Dai, un saluto a tutti da Harry Doctor.